Eccoci qua, signori, finalmente un TG dedicato a un santagatese doc, a un amico, e molti me l'hanno chiesto. Ma quando vuoi uscire, David Monroe? Manri, scusi, ma il dialetto non mi esce scontato. No, fai tu, io non sono tanto capace. Allora, quindi, finalmente ci sono. Sono a Torino, come sapete, sono a casa dell'autore. Allora, che mi intriga molto, tra bossoli e spine e antichi passaggi sono arrivato qui. E intrighi. Intrighi. Quindi grazie a Vito Bontrone che mi ha dato la possibilità di venire a casa sua. A casa sua per me è una grande gioia, un grande onore. E quindi buon TG a casa dell'autore di libri che molti di voi hanno letto e che invito ancora a leggere. Allora Vito, la prima cosa che ti voglio dire, adesso abbiamo parlato un po' nel salottino qui da te, è che alcune persone mi hanno chiesto dei libri, dove lo posso comprare, come posso fare, io ho dato delle indicazioni, no? Però poi, giorni dopo, io dicevo, ma l'avete accattato, cioè l'avete comprato il libro? No, non ho avuto tempo, oppure devo finire di leggere un altro. Quindi diciamo che avrai sicuramente successivamente delle persone che... Vabbè, io li ringrazio anticipatamente, ma io scrivo perché mi piace socializzare, sento il bisogno di socializzare con i santagatesi, con gli amici, ma con i torinesi, le mie emozioni, i miei ricordi, le mie passioni, questo ti volevo chiedere, i miei affetti, e Sant'Agata è sicuramente tra i miei affetti più cari, no? Quelli che mi porto dietro e che oggi sto rivisitando, grazie a te che ci racconti tutti i giorni delle vicissitudini sant'agatesi, dei santi e chi. Io finalmente riesco a fare gli auguri di buon compleanno e gli auguri di buon onomastico a persone a cui non ricordavo, di cui non ricordavo gli onomastici. Grazie a te. Grazie a te ogni giorno so delle temperature, che tempo c'è, che tempo non c'è. Ma io, grazie a Sant'Agata, grazie al fatto di poter scrivere, di poter raccontare, sono a Sant'Agata, no? Rivivo, è un po' come fossi lì. E quindi io, se qualcuno vuole leggerli, sono ben felice, al di là dell'aspetto economico che è puramente marginale, anzi assolutamente marginale, per me è condividere i miei stati d'animo, è condividere sensazioni che in qualche modo appartengono anche alla vita degli altri. Cioè raccontare di Sant'Agata è un po' riportare le persone a Sant'Agata. Bravo, bravo. Quindi questo per me è fondamentale. Era proprio la domanda che devo chiedere, perché alcuni mi hanno detto, chiedi un po' a Vito Bontrone, come mai ti è venuta l'idea di scrivere più di un romanzo su Sant'Agata? Era questo, infatti me lo stavi già spiegando. Ne ho scritti tre, ne ho scritto un quarto, in cui in qualche modo chiudo una vicenda. Vedi, un'anteprima. Non vi dico il titolo, niente di più, però ho scritto un quarto libro che in qualche modo chiude una vicenda che si era aperta con il che era rimasta aperta con il terzo libro, Intrighi, una vicenda che però è ambientata a Torino, che ha dei collegamenti con Sant'Agata, ma che è ambientata a Torino. E ho cominciato a scrivere un altro grande romanzo, per me sarà il più bello in assoluto, perché voglio raccontare la storia del cinema che gestiva papà. Ma stai dando questa chicca, questa notizia, qui adesso nel TG, per me è un onore, però anche chi ti seguirà adesso. Sì, alcuni sant'agatesi già lo sanno, perché l'ho anticipato nei social, ho detto, scriverò questa storia perché mi piace raccontare di quelle emozioni, ero molto piccolo. Però io ricordo la gioiosità, l'allegria che questo cinema portava a casa nostra. Scusami, signori, stiamo parlando del cinema, Teatro di Sant'Agata, che c'era già allora e c'era suo padre. Beh, io sono nato, quando sono nato io nel 53, il cinema c'era già. Gli anni 50, Nel 53. Uno dei racconti che si fa in famiglia è di mia sorella Maria Lucia, la più grande, che ricorda che il giorno in cui la sera, era un pomeriggio inoltrato, la sera in cui sono nato io, lei è andata di corsa da casa, noi abitavamo in via Matteotti, nella casa di mio nonno Alfonso. Questo vuole sapere la gente, proprio questo. Noi abitavamo lì in via Matteotti, sotto Sant'Angelo. Sotto Sant'Angelo. E poi lei era corsa per tutta via Garibaldi, era arrivata in via... E allora c'erano le scale, eh? E allora c'erano le scale, non si scivolava.
Era corsa, era arrivata in piazza, era andata giù fino al cinema dove papà stava lavorando, sì, stava proiettando, ed era andata lì e guarda che è nato lì. Quindi il cinema c'era già nel 1953. Io ho una testimonianza di racconti di famiglia, ma di mia personale, di vissuto, perché papà ogni tanto al cinema mi portava, quindi io ho questi ricordi vivi, ero piccolo, ma quei ricordi per me sono incancellabili. Una delle domande che ho sempre fatto a mamma e papà, prima che se ne andassero, ma è perché siamo venuti via da Sant'Agata? Ed è una domanda che non ha mai trovato risposta. No. Una delle ultime cose che mi disse papà prima di andarsene era appunto che il suo desiderio più grande sarebbe stato quello di tornare a Sant'Agata. Quindi per me scrivere libri su Sant'Agata è anche un po' riportare mio papà e un po' riportare il ricordo di famiglia in paese. No? Grazie. Quindi, per questa confidenza, veramente. Sento proprio l'emozione da parte tua nel parlare di queste cose di tuo padre. Ed è una bellissima cosa. C'è stato qualcuno quest'estate, Tarrocuord, quando stava al cinema, si riferiva proprio a tuo padre. E mio zio, che ha 90 anni, di fa ad agosto, pure lui, quando sono partito per venire a Torino, mi ha detto che si ricordava di queste con lui a 90 anni e mi diceva, chiedigli, ma lui si ricorda di me? Dico, non lo so, perché un conto è suo padre, un conto è Vito Mondrone, che vive a Torino da molti anni, non lo so se zio Francesco Magnicio, Francesco, si ricorda. Ma io vedo passare nei tuoi TG tante persone che non conosco, ma di cui ricordo i nomi, perché i nomi sono in famiglia. Allora, a casa mia si parlava di Sant'Agata. Si è sempre parlato di Sant'Agata, in modo particolare ne parlava papà, perché papà, Sant'Agata, ha vissuto il momento più bello della sua vita, il momento più emozionante. Poi Sant'Agata era il suo punto di riferimento, il cinema, e per dare vita a quel cinema papà manteneva... Ha dato vita. Per dare vita a quel cinema papà manteneva i contatti con tutta la Capitanata, andava a Foggia, andava a Bari, andava a recuperare le pellicole da proiettare. Cioè, casa mia era... come si dice, l'anticamera del cinema, lì si parlava di quello che avrebbe proiettato, il giorno dopo la proiezione si parlava della gente che era andata a vedere il film, insomma, Sant'Agata e il cinema sono rimasti un po' nella memoria. Ma tu, scusami Vito, ti do del tuo ormai, ti ricordi poi da ragazzino, 56 anni, 70, 10 anni, cioè se entravi lì in quel cinema, ti ricordi di queste bobine? Di queste pellicole che poi si giravano? Assolutamente sì. Mi ricordo queste cose qua. Naturalmente quando papà mi portava, io andavo da lui e vedevo su uno sgabello, vedevo attraverso... La Stuckl vedeva... Vedevo le proiezioni, qualche volta andavo sotto nella sala in compagnia di qualcuno, degli amici di papà che mi accompagnavano. E io mi ricordo del lavoro di papà meticoloso, e quando si rompeva le pellicole, il lavoro che faceva con l'acetone per cucire, per collegare le pellicole, insomma, io mi ricordo di tante cose. Quella è stata la sua vita e anche un po' la nostra, no? Cioè, diciamo, noi abbiamo vissuto con lui dentro questa esperienza straordinaria. C'è un signore, adesso tu non lo conosci, si chiama Letterio, vabbè, e lui è stato uno di quelli che montava e smontava la pellicola. Quello che abita nella Via Piana. Sì, forse. Io, perché questo mi è capitato. Ma tu dici a Luciano De Zinger? No, adesso hai detto... la Via Piana tu... Via Garibaldi. No, non abita là. Non abita. Comunque questo mi diceva che aspettavano loro tuo padre, mi diceva, che arrivava... Non so, da Foggia, da dove, da Bari, con ste bobine, c'è arrivato un film, Mondrone li portava in ordine con il carica, poi al primo tempo, non so, devono rigirare la pellicola. Sì, perché allora c'era primo e secondo tempo, queste cose. Poi c'era molto in bianco e nero allora. I film di Amedeo Nazzari andavano per la maggiore. Sì, veramente questa cosa farà molto piacere alla gente, perché... Anzi, grazie a te che ricordi tuo padre, ma ricordi pure queste cose di allora. Sono emozioni che ci riportano un po' a quegli anni lì. Allora, visto che tu sei stato così gentile da accettare di fare questo TG e hai anticipato ai nostri
ascoltatori hai anticipato anche di questa nuova opera che voglio completare. Che vuoi completare? Chiedo, colgo l'occasione per dire che conterò molto sulla collaborazione dell'amministrazione comunale, perché voglio documentarmi un po' sugli atti amministrativi, certo, che hanno consentito l'apertura, l'avvio dell'operatività del cinema, quindi avrò bisogno di documentarmi nell'archivio, quindi spero che in qualche modo l'amministrazione mi dia questa disponibilità e spero con l'amministrazione di riuscire a presentare i miei ultimi due lavori. Ecco. Infatti questo volevo dire, sicuramente, perché l'amministrazione, almeno attuale, con cui io collaboro, è molto aperta alle iniziative, soprattutto come queste qua. Però, visto che tu hai detto questo, ti anticipo che il cinema, teatro, e molti lo volevano sapere, ve lo dico, è stato ristrutturato, è quasi terminato, al 95%. Quindi penso che forse tra un mese è già pronto. Quindi in quel teatro, in quell'ambiente, che io penso che anche se le mura sono nuove, però sono impregnate ancora del ricordo di papà. E quindi sì, se il sindaco ce lo permetterà di fare la presentazione di questo libro che devi ancora finire a teatro, a Cipriano, sempre se tu hai piacere, va bene, se no sì, lo facciamo in un altro posto. Però diciamo che insomma, parlare di questo libro in quell'ambiente forse direi che è ottimale. Sarebbe un grande onore. Sarebbe veramente un'emozione, veramente. Vabbè, allora noi vi salutiamo tutti di Santa Latrice, ringrazio ancora una volta l'amico, ormai devo dire per quanto e per quanti anni tu hai fatto hai lavorato nella CISL. CGL, scusami, nella CGL, però adesso è piena attività di scrittore, autore, finisce uno e già c'è in mente un altro da fare. Faccio solo quello. Solo poi quello. Diciamo che la pandemia e il lockdown hanno complici, mi hanno permesso di lavorare a tempo pieno sulla scrittura e quindi ho prodotto a tutto andare. Ora io mi dice una mia amica, come se non ci fosse un domani, no? Per cui ho scritto e per fortuna ho trovato anche editori che sono molto disponibili, che stanno pubblicando i miei lavori e che stanno apprezzando i miei lavori, ma soprattutto che stanno innamorandosi di Sant'Agata. Di Sant'Agata. Perché venerdì scorso parlavo al telefono con l'editore, con il mio editore, in primis Enrico Cavallito, il quale mi dice: se quest'estate mi funziona il camper, beh, come si dice, Covid e quant'altro ancora permettendo, lui verrà a Sant'Agata e sarebbe felicissimo di venire. Perciò sindaco, amministrazione, i progetti che ci sono in mente li facciamo, apertura alla gente, quindi che verrà a Sant'Agata, ma anche verso chi nuovo vuole conoscere Sant'Agata, e grazie anche a Vito Poltrone con i suoi libri, Sant'Agata veramente la stanno conoscendo un po' tutti. Io personalmente ho dovuto portare un libro, uno dei suoi libri e gli altri che avevo, a un'amica carissima qui a Torino che era proprio intenzionata a leggerli. Quindi grazie. Grazie a voi, grazie a te Gino, veramente. Grazie, mi raccomando amministrazione, lavoriamo quest'anno per fare la gente, ma soprattutto accettiamo a braccia aperte Vito Poltrone. Grazie, buona serata a tutti, grazie. Arrivederci, grazie. Buon DG, a presto. Salve. Qui da Torino, da Vito Poltrone. Ciao.